Bentrovati ragazzi con un nuovo video di The Witcher Monster Slayer. Allora, se noi riuscissimo a ok, allora oggi cosa faremo in questo video? Andremo intanto a riscuotere la ricompensa che ci spetta di diritto, credo riposizionando, sperando che ce lo faccia fare. Sperando che ce la faccia. Oddio, non si può riposizionare. Va bene. E allora andiamo a prenderci una nuova missione. Perché là abbiamo il fabbro, là. Ok. Potremmo andare a prenderci questa. Visto che la nostra ricompensa è a 5 km, appunto. Bisogna stare attenti a dove si prendono le missioni, ragazzi, perché alcune è difficile di posizionarle. Probabilmente non si potrà riposizionare perché poi sbloccherà qualcos'altro da fare. Nel mentre che noi aspettiamo di avere 500 monete per andare dal fabbro e comprargli la mappa del tesoro per una spada unica, e siccome questa non possiamo andare a prenderla perché è in una tenuta privata, possiamo andare ad accettare una di queste due quest e accettare questa. Quindi, non perdiamo tempo e andiamo. Verso l'infinito e oltre. Perché metto un cappello prima che muoio sotto il sole cocente. Sotto questo sole sto per morire, sì. Che bello. L'occasione ho sfoderato il cappello più comunista del mio armadio. Cappello militare cinese. Con la barba, magari metto anche il sigaro e la giacca dell'esercito inglese, così mi urlano Fidel come questa primavera. Ma è Fidel! Speriamo di incontrare meno persone possibili in generale. Intanto ho scoperto che l'ultima missione settimanale dà quasi il doppio delle monete ed è uccidi tre mostri della classe maledetta, però se faccio così cambia. Ok, meglio, perché creatura maledetta a quest'ora del giorno credo che non se ne possano trovare. Vediamo se questo è vulnerabile all'energia cinetica. Ad esempio, vediamo un po'. Che combo, raga. Ed è uno. Sì, effettivamente stava sudando un po' quel tizio. Sono anche curioso di sapere cosa danno le ricompense di fine settimana, onestamente. Cazzo che combo, top combo al grifone.
più punti esperienza. Cos'è? Una persona? No, non lo è. La ricompensa la prenderemo nel prossimo video. Non è una persona. Sì, è una persona. Va bene? In che senso? Andiamo. Se mi paghi, belle quelle cicatrici. Ok. Cos? Vabbè. Che è molto vicino, tra l'altro. Cazzo, è lì. Guarda quella chiave che avevo trovato all'inizio, nella seconda missione. Fatalità, eh? E se non c'era quella usavo la spada. Ok. Ma aspetta, ma era uno scrigno così a caso? O no? Boh. Basta che non mi porti in Musella. Già quello è in Musella in realtà. Cazzo. Ok. Va bene. The
bisogna raccogliere funghi. Giovane questo sindaco. Va bene, allora nel mentre per raccogliere funghi andiamo a accettare anche quest'altra missione. Che è molto in avanti, credo, non troppo, dai. Comunque ho scoperto l'utilità di questa della pozione Falcone, praticamente ti fa spottare i nemici nelle vicinanze in modo tale che tu possa decidere cosa andare a cacciare. Su quest'albero ci serve ancora un livello, quindi evitiamo, immagino che i funghi si raccolgano nei cespuglietti. Oh, che nervoso. Porca puttana. Ok, devo ucciderli tutti, voglio dire. Non ti attaccano però, la cosa mi... Potrebbero mettere che ti attaccano se gli passi troppo vicino. Ok. Porca boia. Vediamo dov'è sto erborista. Sì, ma se mi metti le missioni in musella io non ci posso entrare lì. Cazzo. Vediamo di raccogliere un po' di funghi allora. Mi domando se la gente veramente conosca il significato delle linee bianche tracciate nel terreno, nella strada, che secondo me non lo capiscono, non lo sapete secondo me, nessuno di voi, cioè a meno che tutti quelli che non lo sanno sono dentro una macchina e tutti quelli che invece lo sanno sono su YouTube a guardare questo video, ma non credo.
vediamo se riusciamo a prendere dei funghi. Io non posso adempiere alle mie missioni. Ah, quindi non è scontato. Interessante. Non sarà così facile. Direi che possiamo andare al tabacchino a comprare le sigarette. Che al Witcher serve l'erba pipa. Guarda Gandalf. Valinor. Portale. Sulla terra di mezzo. È un grande. Seguite Valinor su YouTube. Chi è? Che ride. Un fungo, due funghi. Io ho una giornata intera per raccogliere tot funghi. Ciao Anna. Allora, basta, mi sono rotto i coglioni, vado dentro. Ciao, prendi un pacchetto di Itz gialle che non ho. Di
Itz gialle. Itz, no, X. Itz, itz, di quelle per la, quelle dell'Aikos. Ci vediamo dopo. Ricarica la cosa! Mi piace urlare per strada dietro a mia madre, quando la becco. Funghi. Bisogna dire a Google che neanche a qua quelli di The Witcher che mi stanno mettendo le missioni, che se i luoghi sono improponibili va bene, ma se me le mettono in proprietà private dove rischio una bella denuncia, non lo so se voglio farlo, o magari sì, potrei anche decidere di farlo. Funghi, funghi. E se accendo Pokémon e catturo Paras e Parasect vale lo stesso. Chi è? Funghi. Dobbiamo prenderci quel ragno che secondo me debole l'energia cinetica. Comunque ragazzi, shoppare qui non vi agevolerà per nulla, o meglio potrebbe, ma solo se comprate ingredienti e pozioni già fatte in negozio. Grazie per voi. Uno al giorno di questi si può comprare. Una delle offerte con tre pozioni a 30 monete d'oro. Fanno sempre bene. Ok. Niente energia cinetica. When he arrived on the scene, he nearly tripped on an overturned basket of mushrooms. Its owner was sitting in an old oak, beneath which were two knickers intent on reaching her. Huh? Preoccupied with the monsters, the woman didn't notice the witcher standing nearby. Non si avvide. Ci fottiamo i funghi, quindi. Che palle. Devo prendere i funghi e andarmene. Bisogna stare attenti quando si fa sto attacco caricato, perché non puoi parare finché lo fai. Know these words by the back of my hand.
Ah, è una competizione femminile, quindi. Bene. Niente, 3 ore per raccogliere funghi. Questo dovrei farcela. Non ho il tempo. Curioso di sapere cosa racchiude lo screening settimanale, onestamente. Ehi là. Quindi ho 24 ore per andare a fare quella missione e raccogliere più funghi possibili. Molto bene. Hai ricaricato la posta? Sei sicura che bastano? Ti ho dato 40 euro, ti ho dato 40. 38 più 2. Ah, 38 più 2, ok.
Ecco ragazzi, questa è la fine di un altro video di The Witcher Monster Slayer. Abbiamo accettato missioni, ha raccolto oggetti, abbiamo capito che dobbiamo sconfinare in proprietà private. E niente, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, lasciate il like per vedere ancora video di The Witcher Monster Slayer, ma anche di altri giochi. E al prossimo video. Ciao, grazie.